E come promesso in questo mercoledì 31 luglio sono con me grandi ospiti. Dunque abbiamo un grande comitato vallese in festa. Benvenuti, come va ragazzi? Tutto bene? Molto bene. Abbiamo dalla mia sinistra, partiamo da Lara, Ketty, Claudio e Raffaello, che sono rappresentanti appunto di questa grande festa a Vallese di Oppeano Verona. Dobbiamo precisare perché qui ci guardano tutto il Veneto, tutta la Lombardia, dunque chi accorre anche da fuori dobbiamo sapere. Dove si trova Claudio, più o meno Vallese, possiamo dirlo? Vallese, nella Bassa Veronese, subito dopo San Giovanni Lupatotto. Perfetto, dunque molto facile da trovare e una festa molto ricca perché si parte al 1 agosto e si finisce il 6 agosto. In caso di maltempo, la serata del 6 agosto vedo che è stata posticipata al 7, ma noi sappiamo che ci sarà bello, giusto? 6 giorni di gran sole, di gran sole, di sera caldo. Si sta bene. Benissimo. Allora, ogni anno ci sono degli appuntamenti immancabili, vero Raffaello? Si parte giovedì sera con la sfilata per i bambini e poi si procede tutte le altre serate con le grandi orchestre. Che abbiamo in ordine cronologico? Partiamo proprio dal giovedì sera. Abbiamo giovedì sera c'è Micaela e i Magnifici, sì. Al sabato il Mulino del Po, alla domenica Enrico e Bandana, Marino e Bandana, Marino e Giulia e dopo c'è... E infine abbiamo l'orchestra di Enzo, sì. Allegri. Mentre l'ultima serata appunto del martedì, dicevamo, oltre all'orchestra ci sarà anche un grande spettacolo piro musicale. Sì, è già 4 anni che lo facciamo. Abbiamo riscosso notevole successo, ogni anno sempre di più, e speriamo che anche quest'anno quelli che vengono siano contenti di questo. E che siano sempre numerosi. E che siano, ecco, siano sempre numerosi, non solo il martedì, ma tutte le sere. Ma tutte le sere. E caro Claudio, so che voi avete una cosa molto particolare, molto apprezzata dalle famiglie e dai genitori, che è un angolo, un baby parking, è vero? Esatto, noi ci occupiamo di tenere i bambini finché i genitori mangiano e ballano. Dunque potete stare tranquilli perché ci sono Ketty e anche tutte le altre ragazze che si occuperanno di far divertire i bambini, questo dalle 8 alle 23, più dalle 20 alle 23, tutte le sere, giusto? Esatto. E ricordiamo che è un servizio gratuito. Sì, è un servizio gratuito che si dà ai genitori. Certo, e come è gratuito anche l'ingresso alla festa e naturalmente gli stand sono tanti, stand gastronomici, avete anche il Luna Park, pesca, sì, di beneficenza, abbiamo un po' tutto, non ci manca niente. La pesca di beneficenza in paese, il Luna Park è vicino a noi. Benissimo, dunque questi giorni di festa sono ricchi, so che c'è anche un appuntamento molto importante che è proprio il giorno domenica, giusto? Domenica mattina. Un motoraduno. Esatto, e c'è macchine. Il moto raduno e macchine d'epoca che si fa un grande giro attraversando le più belle vie di Verona. Dunque si parte da Vallese, e si finisce sulle Torricelle, dunque bellissimi paesaggi e sicuramente anche delle bellissime macchine, dunque. Sicuramente ogni anno ci sono delle bellissime macchine e delle bellissime moto. Bene. Raffaello, quali sono le specialità gastronomiche che offre Vallese in festa? Sentiamo un po'. Lo dice Claudio. Ah, ecco. Allora, noi abbiamo il piatto forte che è il risotto, però dopo abbiamo un altro piatto che è altrettanto forte, che è l'anatra. L'anatra. Alla valesana, che la facciamo in un modo molto particolare e chi viene da noi mangiarla l'apprezza moltissimo. Benissimo, vedo qui davanti abbiamo comunque anche dei prodotti tipici della vostra, sì, festa, dunque. Prodotti tipici e disponibili in quelle serate lì. Benissimo, allora noi facciamo un grande in bocca al lupo per questi giorni in festa, sicuramente lo spazio non vi manca perché è un bellissimo contesto, Vallese, noi naturalmente con Telearena vi faremo una grande pubblicità perché già questa settimana promuoviamo le vostre serate in musica, le orchestre sono bellissime, orchestre sono le nostre orchestre, dunque le conosciamo benissimo e buon lavoro ragazzi, so che siete in tanti volontari e allora buona festa e soprattutto buona estate, grazie di essere intervenuti. Grazie a voi.